questo ultimo allenamento della prima settimana di Back to Work 1. Spero che questi allenamenti vi stiano piacendo. Non esitate a scrivere sempre nei commenti qual è la vostra impressione o semplicemente a lasciarmi un fuoco per esprimere tutta la vostra, insomma, fatica che fate nel fare i miei allenamenti. Oggi appunto quinto allenamento della settimana. Ieri abbiamo fatto dello yoga, una sessione di soft yoga, quindi ci siamo un pochettino riposate, ci siamo rilassate. Oggi riprendiamo prima del weekend. Andremo a fare, come avete detto dal titolo, un allenamento booty and abs, quindi riprendiamo nuovamente le gambe e i glutei come ci piace e aggiungiamo ovviamente un bel allenamento addome, che vedrete non sarà dinamico, anzi sarà un allenamento lento, ma permetterà di allenare i muscoli profondi, che sono i muscoli che più ci permettono di avere la pancia piatta. Siete pronti? Allora, come sempre io ho il mio timer che metto qui. Andremo a fare questo primo workout, saranno 15 minuti di circuito, è un circuito che faremo una sola volta, un minuto per esercizio. Io direi che ci siamo, iniziamo però con il prendere la nostra booty band. Io ho ovviamente la mia booty band versione light, nel senso è l'intensità più bassa, ma come sapete ne avete tre, avete la light, la medium e la strong. Voi potete usare o la light o la medium, vedete voi ovviamente in base al vostro livello. Partiamo subito con un sumo squat. Io qui metto il mio timer, metterei start, iniziamo subito con il metterci la nostra booty band e iniziamo piano. Per quanto riguarda il materiale, avrete bisogno anche di un pesetto o una bottiglia, qualsiasi cosa. Siete pronti? Via, primo minuto di sumo squat, quindi allarghiamo anzi un pochettino le ginocchia, andiamo giù e come vedete la booty band vi opporrà un po' di resistenza, vi farà chiudere le ginocchia, ma voi questo non lo dovete fare, dovete rimanere sempre con le ginocchia ben aperte, rivolte verso l'esterno. Forza, su, stringo i glutei. Abbiamo ancora un po' di DOMS, ma vi assicuro che come l'altro giorno, allenandovi, i DOMS spariranno. Forza, ancora. Ancora, voi continuate. Ok, timer sistemato. Forza, ancora 10 secondi. 5, forza. 4, 3, 2, 1. Ok, prendiamo il peso, togliamo la booty band e andiamo con uno swing. Quindi cosa faccio? Prendo il peso con una mano e vado. 2, 3, 4, 5, quindi mi raccomando qui andiamo indietro e spingiamo con i glutei. Forza. Ancora. Cambiamo braccio. Ok. Continuate. Hip thrust con peso dopo. Faremo un hip thrust, quindi ci metteremo a terra. Forza, continuate. Forza, ancora. Pochi secondi. 10. Cambiamo braccio. Spingo con i glutei e con i femorali. 1 e giù. Perfetto. Vado giù e faccio semplicemente un ponte. Quindi metto il peso sul bacino e vado su. 1. 2, sollevo la punta dei piedi per lavorare meglio. 3, forza. 4, sollevo la punta dei piedi, sento tirare i femorali. Ancora. Forza, continuate che ho lo schermo del telefono che non vuole rimanere acceso. Forza, continuate. Forza, ancora, siamo a qualche secondo e dopo ci mettiamo in quadrupedia. Voi continuate, ok,
e cambio. Perfetto, ci mettiamo in quadrupedia e andiamo con l'estensione della gamba indietro, semplicemente in questo modo, ok. Il bello della diretta, ragazzi, di questi allenamenti è che se capitano situazioni come queste, voi mi raccomando, non smettete di allenarvi, assolutamente. Ok, possiamo farlo anche con la booty band, mi raccomando, se volete mettere la booty band, anzi mettiamola. Mettiamo la nostra booty band, continuate con l'estensione in quadrupedia con la gamba destra. Ok, come l'altro giorno, se la booty band la mettete un po' più in alto, farete un po' meno fatica. Ok, addome sempre contratto. Ancora qualche secondo, rimarremo sempre con la stessa gamba, quindi se avete iniziato con la destra, rimaniamo con la destra e andiamo a fare delle spinte in alto piegando il ginocchio. Uno. Anche qui mi raccomando, l'addome è sempre contratto, il lombilico tiratelo verso dentro, come quando siamo, non so, al mare che tratteniamo un po' il fiato per entrare la pancetta. Ecco, tirare la pancetta indietro. Fate la stessa cosa, in questo modo attiverete per bene tutti i muscoli profondi e uniremo i due allenamenti, quindi booty and abs. Ok, ancora qualche secondo, dopodiché rifaremo un altro esercizio con la gamba destra o sinistra in base a dove avete iniziato. Forza! Comincia a bruciare? Comincia a bruciare? Oggi sono una piccola lanterna arancione. 3, 2, 1, ok. Sempre con la stessa gamba, aperture verso l'esterno. Quindi 1, 2. Quindi mi giro per farvelo vedere meglio. Quindi sono qui, faccio 1, 2, 3, 4. Anche qui, più la booty band la terrete in alto e meno difficile sarà. Uno. Forza ancora. Forza, forza, forza. Non mollate, mi rigiro. Non mollate, continuate. Forza ancora qualche secondo. 15 secondi ancora e poi rifacciamo tutto con la gamba sinistra. Di questo circuito faremo un solo giro, quindi mi raccomando, impegnatevi sin da subito, perché non ci sarà un secondo giro. 2, 1, ok. Rifacciamo tutto con l'altra gamba, quindi gamba opposta e andiamo in estensione indietro. Ok. Anche qui addome sempre contratto, non voglio vedere la pancia che va verso l'esterno, ma sempre ben contratto. Forza. Qui se non avete la booty band non fa niente. Potete anche usare per esempio una cavigliera. Se avete per esempio una cavigliera va benissimo. O qualsiasi altro elastico. Forza. Ancora, siamo a metà degli esercizi. Forza ancora. 15 secondi. Forza, forza, forza. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, smolliamo un pochettino le gambe, pieghiamo il ginocchio, sempre con la stessa gamba, andiamo con le spinte indietro. Addome sempre contratto, vedete? Non faccio questo. Ma tengo l'addome sempre contratto. Se per voi è meglio, potete anche mettere una mano sull'addome in questo modo, tanto l'equilibrio lo mantenete e facendo le spinte riuscite così anche a concentrarvi sull'addome e non solo sui glutei. Respirazione importante. Espiro quando la gamba è su. Espiro quando la gamba è su. Forza, forza. Continuiamo, se fa male il ginocchio non esitate a smollare un po' e poi a continuare. 5 secondi ancora, forza!
2, 1. Ok, smolliamo un po' e andiamo di apertura laterale. Quindi, come in questo caso, mi giro così riuscite anche a vedermi. Vado di apertura. Anche qui, per esempio, se avete una cavigliera va benissimo, oppure potete prendere un peso, infilarlo nel vostro ginocchio e fare questo. Vedete? Io ho un manubrio che sono riuscita ad infilare dietro il ginocchio e faccio questo. Quindi sto aumentando ancora di più la resistenza che metto nel mio esercizio. Forza, forza, forza. Ancora. Forza, quanto manca? Ancora pochi secondi. Dopodiché ci metteremo sempre con la booty band, ma su un fianco. Ok. Ci mettiamo su un fianco e in questo caso facciamo delle aperture laterali. Quindi mettetevi su un fianco, come siete comode. Gamba che poggia a terra piegata, l'altra gamba è tesa e vado su. Anche qui, quanto più la booty band è bassa, più andrete ad opporre resistenza. Qui potete mettervi così o così, in base a come siete più comodi. Ok? Ok. Anche qui, quanto più la booty band è in alto, meno forza dovrete mettere. E quindi probabilmente più pulito anche sarà il vostro movimento. Ok. Ancora qualche secondo e poi arriva un esercizio fuoco. Ok, rimango in questa posizione, vado a metà e semplicemente uno, due, tre, quattro. Questo sembra stupido, ma vi assicuro che dovendo mantenere l'isometria è bello tosto. Uno, due, forza, tre, quattro, piego e vado su, 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 forza, ancora qualche secondo, se non ce la fate smollate un pochettino e poi ricominciamo. Uno, due, non mollate, so che brucia, so che in questo momento la vostra gamba, la vostra coscia, il vostro gluteo sta bruciando. 3, 2, 1, ok. Smolliamo un pochettino. Cosa facciamo adesso? Piccole rotazioni della gamba. 1, 1, 2, 2, 3. Forza, facciamo 30 secondi su un lato, da un lato e 30 secondi dall'altro. Quindi andiamo a fare. Se risulta difficile, non esitate a togliere la booty band. Ma dovrete concentrarvi per non mollare. Forza, forza, forza! L'altro lato! Non mollate! Questo è difficilissimo! Forza, forza, brucia! Brucia, 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 brucia! Addome sempre... Ah, sempre contratto, forza! Non molliamo! Sono con voi, ragazze, sono con voi! Ancora qualche secondo, mantenete duro! Tenete duro! 2, 1, ok. Rimettiamo la booty band, ci giriamo dall'altro lato e rifacciamo tutto. Quindi, forza! Gamba piegata sotto, gamba sopra e andiamo in estensioni. Anzi, alzate laterali. Forza! Ce ne mancano ancora due dopo questo, poi abbiamo finito. E poi il booty per oggi lo lasciamo stare. Forza ancora. Forza. Ancora qualche secondo. Ah, brucia ragazze. Ma non molliamo. Cerchiamo di tenere sempre l'addome contratto per non fare questo. Ok, teniamo sempre l'addome contratto e vado su.
2, 1, ok, smollo un pochettino la gamba, ricordate, 1, su, 1, stendo, piego, stendo, cerco sempre di mantenere la stessa distanza tra le due cosce, quindi non finite che fate questo per favore perché non serve a niente, non dovete neanche stare così perché non serve a niente, ma in questo modo, forza. Ancora, mancano 30 secondi, i 30 secondi più lunghi della storia. Dopodiché passeremo a due mini circuiti perché ci mancheranno soltanto 10 minuti di allenamento per l'addome. Forza ancora! Ah, poco più di 10 secondi! Forza! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Oh, smolliamo, io tolgo la booty band ragazze, così evito di rovinare il movimento e di non concentrarmi e in questo modo facciamo delle piccole rotazioni, questo è davvero un esercizio di sfinimento. Ok, andiamo da un lato, anche qui non cercate di non muovere troppo il bacino, come tenendo sempre il core attivo, quindi in questo modo vedete io non muovo il bacino, si muove soltanto la gamba. Ok, altro lato. Forza, forza, forza. Ancora, non mollate. Avremo terminato il grosso. Dopo ci manca solo l'addome, tra virgolette. Forza, forza, forza. Back to work. Ragazza, la prima settimana è andata. 4, 3, 2, 1. Ok. Ah, brucia? Ah, smogliamo un pochettino le gambe. Ok, ah, il sangue torna a circolare, perfetto. Allora, ci alziamo un attimo in piedi così facciamo circolare un po' di sangue in queste gambe, beviamo un po'. Sto scordando tutto, va bene? Ok, prossimo circuito, possiamo anche mettere a posto la nostra booty band, cambio timer, eccolo qua, e andremo a fare un piccolo circuito di riscaldamento per l'addome. Quindi andiamo semplicemente con un crunch a bicicletta lento, dopodiché lo rifaremo però con il busto leggermente sollevato, facciamo la stessa cosa con il V-crunch nelle due versioni, quindi attiviamo il timer, andiamo subito giù, non perdiamo tempo. Ok, quindi crunch bicicletta vuol dire che mi metto in questa posizione, mani dietro la nuca, le gambe sollevate e mi raccomando deve essere lento. 1 2 2 3 3, mi raccomando la respirazione, voi che non dovete parlare potete concentrarvi sulla respirazione. Butto fuori, butto fuori, butto fuori. Ok, prossimo, lo rifacciamo ma con il busto leggermente sollevato. 1 1 2 2 3 3. Forza, ancora. Stendo la gamba. Avvicino il gomito al ginocchio. Forza. 2, 1, ok, vado giù. V-crunch, quindi. 1. Lento. Forza, inspiro, espiro quando il busto si avvicina alle gambe. Inspiro, espiro. Ok, andiamo in sit. Forza, lento.
lento. Butto fuori l'aria quando vado su. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro e stop. Perfetto, abbiamo fatto un piccolo riscaldamento per l'addome, ma io direi di passare subito al prossimo circuito, che è l'ultimo circuito. Andremo a fare due giri di questo circuito, quindi il primo impariamo gli esercizi e dal secondo cerchiamo di spingere. Andiamo a fare quattro esercizi, di cui un cross climber a terra, quindi ci mettiamo in posizione plank, poi faremo un crunch a bicicletta come abbiamo fatto, un plank particolare, quello vedete, e un V-crunch lento come l'abbiamo fatto. Allora, fatemi cambiare di nuovo il timer, perfetto, ci aspettano quindi 8 minuti di workout, quindi andiamo a fare due giri, perfetto, con un minutino di pausa tra un giro e l'altro. Ci siete? Siamo pronti? Andiamo a terra, ci mettiamo in posizione plank, quindi start. Andiamo a fare quindi un climber lento. 3, 2, 1, via. Forza. Forza ancora. Cerco di avvicinare il ginocchio alla mano opposta, quindi in questo modo. E espiro quando sono nella posizione di massima contrazione dell'addome. Se dovesse risultare difficile, non esitate semplicemente a rimanere in plank. Vado. Forza. Forza, 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 continuate. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Prossimo esercizio, abbiamo il V-crunch a bicicletta come l'abbiamo fatto. Lento. Ci rimettiamo in posizione, crunch, 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 forza, tenetevi bene la nuca con la punta delle dita, forza, anche qui la respirazione è fondamentale. Ancora. Ok, andiamo di nuovo in plank e andiamo con un touch della mano al ginocchio. Quindi, 1, 2, 3, un po' più veloce, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Se risulta difficile, mettetevi pure in quadrupedia. 1, 2, 3, ok? Altrimenti in plank. Touch, 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 touch. Ancora. Ok, andiamo indietro e andiamo con un sit up. Anche questo lento. Quando vado su, butto fuori tutta l'aria e poi scendo lentamente. Scendo lentamente, appoggiando
vertebra dopo vertebra. Vado su, giù e su. Vado lentamente giù. Butto fuori l'aria. Forza, abbiamo quasi finito il primo giro. Ce ne manca solo un altro. Vado giù lentamente, spinta in alto. Giù lentamente, spinta in alto e stop, pausa. Rimaniamo a terra perché tanto dopo faremo il cross climber lento. Ci siamo? Ci mancano soltanto gli ultimi 4 minuti, ragazzi. E poi abbiamo terminato anche questo workout. Mi raccomando, lo scopo di questi allenamenti non è fare un'ora e mezza, un'ora di workout tutti i giorni per dimagrire, no. L'efficacia di un allenamento non si basa sul minutaggio, quindi su quanto tempo è durato, su quanto avete sudato, su quante calorie segna il vostro smartwatch. No. L'efficacia di un allenamento si vede dalla costanza con il quale lo facciamo, quindi allenamenti brevi ma costanti tutti i giorni. Ci siamo? Partiamo! Quindi plank, lento, 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 lento. Lento, senti ogni muscolo lavorare da quando avvicino la gamba a quando questa torna indietro. Sento anche il lavoro che fa la gamba che rimane in appoggio, che deve mantenere l'equilibrio, lavora tutta la fascia addominale. Ok? E torno indietro. Forza, ancora qualche secondo. Se riusciamo a far toccare il ginocchio all'avambraccio, allora stiamo facendo un buon lavoro, altrimenti arriva finché puoi, arriva dove puoi. Ok, cambio, andiamo a fare un crunch bicicletta lento, ci siete? 3, 2, 1, via! Mi raccomando, la respirazione. Tendo la gamba sul quale il gomito non si appoggia. Estendo. Estendo. Forza. Ancora. Ci siete? Ancora. Qualche secondo, forza. Non molliamo. Ancora, ancora, ancora. Uno e stop. Andiamo giù. Ultimo plank con touch ginocchio mano. Io questo qui lo odio, non so voi, ma io lo odio. Anche qui sento l'equilibrio. Equilibrio, l'ultimo minuto, forza, non mollate, ah, non mollate, forza, ancora. 5, 4, 3, 2, 1, ci siamo, ultimo, V-crunch, 3, 2, anzi sit-up, 1, via, forza, scendo lentamente, appoggio vertebra dopo vertebra, appoggio,
Ok, vertebra. Dopo vertebra. Mi spingo su. Butto fuori l'aria. E vado giù. Ancora 15 secondi. Sono gli ultimi. Forza. Ancora. Facciamo l'ultimo. 3, 2, 1. E stop. Bravi a tutti per questo allenamento. È stato breve ma intenso, come vi ho detto. L'efficacia di un programma non si basa su quanti minuti è composto l'allenamento, di quante calorie abbiamo bruciato, quanto abbiamo sudato, ma sulla costanza con cui appunto lo facciamo. Quindi Back to Work nasce proprio per permetterci di essere costanti, di seguirci gli uni gli altri, e non esitate per questo a seguirmi anche su Instagram, Valerie Fitness, perché vi sto aggiornando piano piano anche sui miglioramenti che sto vedendo in primis su di me, che sto facendo questo programma insieme a voi. Noi ci rivediamo lunedì per un nuovo allenamento. Buon weekend, riposatevi bene, fatevi una camminata magari per sciogliere un pochettino le tensioni muscolari, e vi voglio lunedì super carichi alle 18:30 sempre qui su questo canale. Ciao ciao!